rivedersi. Ciao Daria. Bella, come stai? How le mani you? Fredde? I'm fine. What about you? I'm... Perché hai la coperta da vampiro? Because it's cold, it's winter, you know, it's almost Christmas. È vero, è vero. Ma... And also because it's called tabarro. Sì. And it's anarchism. Ah, beh, il tabarro, l'anarchia. Allora, adesso c'è la pubblicità e poi anche perché voi cantate insieme. Però, allora, lei aveva vinto, tu eri arrivato ultimo. È uguale, no? E gli tu... ultimi saranno i primi. Infatti, quali si nel ma tu ti ricordi che la guardavi là sul palco, lei che diceva grazie alla vita, te la ricordi? Sì, cosa avevi pensato di lei? No, di lei avevo pensato che aveva innanzitutto una canzone molto bella. E al di là di quelle che sono le classifiche o le graduatorie, la canzone mi piaceva un casino, per cui se avesse vinto o no, cioè se anche non avesse vinto, per me era una delle canzoni migliori senz'altro di quell'edizione. Anche grazie. La mia, devo dire. Ma però che cos'era era un tua? Arrangiamento particolarmente bello il suo, devo dire, col quartetto d'archi, c'era... I Solis, sì. I Solis Quartet e poi il testo di Zucchero, no? Di chi era? Una parte. Una parte, comunque era forte, mi piaceva molto. E invece molto. Tu cosa avevi portato? L'assenzio. Ti pareva. A tra poco, con Morgan ed Elisa. Bentornati alle invasioni barbariche. Ed io tra di voi, capisco che ormai... Ma vi eravate rivisti dopo quel 6? Brevemente. Ma era il 2001, cioè non vi vedete da 10 anni? Beh, cos'è, Carramba? Caspita. No. Sempre la Carraccia di mezzo. Eh beh, certo. No. Come vi trovate? Siete cambiati? Guarda, devo dire che a me Elisa mi è proprio simpatica perché lei è molto riservata. Mi piacciono le personalità così discrete e intime. Quindi... Un po' come te. Ma in realtà io sono uno nessuno e 100.000, per cui posso anche essere come lei e probabilmente ho un lato abbastanza importante che invece è il contrario di quello che sembra. Lo so. You know it. Lo so benissimo. Lo sapete che questa è l'ultima puntata prima di Natale? Lo so. Cioè quindi ci scappa, non so, il cosa fate a Natale, quelle cose lì, cosa diciamoci facciamo a delle cose. Io penso che andrò, perché mi ha invitato Sgarbi, essendo io diventato da oggi assessore all'ebbrezza del paese dove lui è sindaco. Congratulazioni. Sì, ha inventato un assessorato. All'ebbrezza, bello. Com'è che si chiama il paese di... Salemi. Salemi. Quindi tu sei assessore all'ebbrezza di Salemi da oggi. Sì. E vai quindi in Sicilia. Vado. Vado, io partirò a Natale. E farò una visita del posto che non conosco, ma voglio fare, diciamo, un progetto. Quindi lavorerò a Natale, fondamentalmente. Guarda, vorrei vedermi, tu e Sgarbi, a Natale. No, ma lui va dalla mammarina a Natale, guarda che non andare. No, no, guarda che trovi. Lui va a Salemi. Oggi mi ha detto, in quei giorni assolutamente inutili come quello di Natale, possiamo vederci a Salemi. Quindi, vecchio Morgan. Non lo chiedo a te perché... Sarai. Oh, non dirmi che lavori anche a Natale. No. Che fa la mamma, scusa, farà la mamma no, a Natale. Ma il suo compleanno fa un concerto. E tu compi gli anni 25? No, fa il compleanno dopodomani. Anch'io. Io il 23, io il 23 no. Qualche giorno dopo. Tu come il mio bassista, è identico. Siete fatti l'uno per l'altro. No, vabbè. No, musicalmente senza. Ho detto che io non penso quello che dico. Però dici quello che pensi. Dico delle cose per riempire gli spazi, capito? La televisione, bravo. Faccio sugli applausi come la casa. Dimmi che a Natale sei a Monfalcone così sono contenta. Come? Diglielo. Dimmi che sei a Monfalcone a Natale così. Te lo dico, è davvero. Vedi che lei trova sempre il modo di dire le cose. Te lo dico ed è vero. Sì. Che belli che siete insieme. Schlaf in himmlisch. Come mai la sai in tedesco? Infatti, come mai la sai in tedesco? È una lunga storia. Perché, no, l'insegnante di tedesco ce l'ha insegnata in tedesco. Ah, è strano. Ma bella in tedesco, è molto più bella in tedesco. L'insegnante di tedesco era più strano, devo dire. Holy night. Questa me l'ha insegnata l'insegnante di tedesco in inglese. Silent night.
Invece in italiano sappiamo qualcosa? Sapete qualcosa? Sai che Sergio Endrigo è di Pola, tu sei di Trieste, no? Sì. Monfalcone, dai, Monfalcone, lei è bisiacca. Mi viene in mente che oggi c'è la neve e Sergio Endrigo cantava Aria di neve. Bellissima, la sai? Un momento solo. Sopra le nuvole c'è il sereno, ma il nostro amore non appartiene al cielo. Noi siamo qui fra le cose di tutti i giorni, i giorni e i giorni grigi. Aria di neve sul tuo viso, le mie parole sono parole amare, senza motivo. Prima o poi fra le nostre mani più niente resterà, è una vita impossibile, questa vita insieme a te. Ma è bello che sei tornato. Tu non piangi, tu non ridi. Bello, bello, bello. Guarda che neve che c'è. Bello. Va con bene. Elisa abbiamo fatto una... È il momento vostro, il momento ragazzi. Topico. Qualcosa, Elisa, qualcosa inventate però. Dai. Lei sa un pezzo del Blu Vertigo. Lei sa un pezzo del Blu Vertigo. Che pezzo sai del Blu Vertigo? Mi sembra che lei sappia un pezzo del Blu Vertigo. Diciamo. Lo sai, vero? Sì, lo meno so. Male. Cieli neri. Cieli neri. Scegli me, fra i tuoi re, un vortice ci avvolgerà. Se ne andò.
faccia. Guarda avanti, guarda avanti. Sembra un vecchio film di Morricone, ma se... Un termine! Elisa, un termine! Non potevo nemmeno immaginare un modo migliore per finire questa, come si chiama, edizione delle invasioni barbariche? Non c'era. È finita. I conduttori se ne vanno. Guarda, io che vado. Inutile serata. Vado e vi lascio. Amore mio. Buon Natale. Madonna. Grazie. Auguri, ciao. Grazie. Morgan ed Elisa. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie. E buon Natale. Buon ci Natale. Ci vediamo anche la sera di Natale con la Connection. Però loro non ci sono. Lui sì. Lui c'è. Buon Natale. Festa appena incominciata è già finita. Bella festa.